serena e in singolare contrasto con l'aspra struttura morenica, la conca del Canavese ci appare assai diversa dai lontani tempi della preistoria, quando i ghiacciai del Monte Bianco si spingevano fino a valle. Eccola nella sua ordinata lussureggiante vastità, incoronata dal capriccioso diadema delle sue morene, tra cui la serra che digrada il suo sperone verso la pianura e con essa si fonde. Ma al ritirarsi dei ghiacci, le acque colmarono la conca formando un unico lago, di cui oggi restano numerosi residui. Nella raccolta quiete e nella casalinga intimità che li caratterizza, essi si fondono intimamente col nitido e bonario paesaggio cui fanno da specchio. E sull'occhio insonne di questi laghi, aperto nei secoli sulle vicissitudini umane, ameremmo curvarci a cogliere un riflesso della vita che fu. E lontane storie di guerra riaffiorerebbero, forse cupe e crudeli, come spesso ne vide questa valle di muniti castelli, innalzati a difesa delle strade che scendevano dai valichi alpini. Oggi non più grida di battaglie risuonano intorno a queste mura, a poco divenute cornice di tranquilli soggiorni estivi. Ivrea ci riporta di colpo nel ferrigno medioevo. Sono gli anni duri e spietati delle lotte feudali, dell'aspra contesa fra Arduino e l'imperatore di Germania. Storia, eventi lontani che il tempo ha cristallizzato. Ma dove gli uomini non fecero storia e solo vissero paghi della loro quieta e modesta esistenza, i secoli nulla hanno potuto. E la vita continua, immutata, fra le antiche pietre del borgo medioevale. Gesti antichi, antiche opere, quotidiano battere di attrezzi su forme di rame, un'arte tramandata di padre in figlio, umile, preziosa eredità di generazioni cui unica ricchezza fu ed è il lavoro. Fuga di strade serene sotto il terzo cielo di settentrione. Qui anche l'esterno è intimo e raccolto. Un pacato Ottocento ha steso la sua patina sul duro medioevo e ne ammorbidisce la struttura. Chiese. Candide isole mistiche nel verde tenero della campagna canavesana. Anche qui l'ambiente informa il sentimento, una religiosità che poco concede all'esteriore, schiva e austera, come si addice alla gente di quassù. All'ingresso della Valle dell'Orco è Santa Maria, una delle sette chiese madri tra le prime fondate in Italia. Svettano torri e campanili sulle piccole, assorte città. Tra le mura remote della quieta cittadina di Allier, vibra nell'aria un presentimento di poesia. Una canzone d'altri tempi,
Le vecchie case, le immote strade sembra facciano rivivere il suono di una lontana voce. Su 3 cavalli bianchi, bianca la sella, bianca la donzella, bianco il palafreno. Nel fare il giro tondo estraggono le sorti. I bei capelli corti come caschetto biondo rifulgono nel sole. Sommesso e nostalgico ritorna il canto di Guido Gozzano. Non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Vedo la casa, ecco le rose del bel giardino di 20 anni or sono. Qui, nella villa del Meleto, tra le cose che gli furono care, nella camera quasi da fanciulla, aperta sulle verdi prospettive del giardino, la voce del poeta può risuonare ancora con quella struggente pienezza che altrove le sarebbe negata. Appassiscono sulle mensole le spente galanterie del passato, come allora fioriscono le rose nel giardino della sua casa. Nel silenzio del quieto laghetto, fedele compagno alla malinconia del poeta, si rinnova un canto che sembrava perduto. Signorina Felicita, a quest'ora scende la sera nel giardino antico della tua casa. Nel mio cuore amico scende il ricordo e ti rivedo ancora. E Ivrea rivedo e la cerulea d'ora e quel dolce paese che non dico. Silenzio, fuga delle stanze morte, odore d'ombra, odore di passato, odore d'abbandono desolato, fiabe defunte delle soprapporte. Penso l'arredo. Che malinconia. Penso l'arredo squallido e severo, antico e nuovo. La pirografia sui divani corinzi dell'impero, la cartolina della bella Otero alle specchiere. Che malinconia. Il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a Damasco. Il gran lampadario vetusto che pende in mezzo al salone e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto. Caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro. Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, o vedi tuo pugno la data, 28 di giugno del 1850. La nostalgia del poeta per ciò che è stato e non sarà più mai nacque forse dal contatto di atmosfere simili a quella che egli conobbe qui nel castello di Allier. Immobilità, silenzio, voci e immagini di tempi lontani, ambienti reali e ambienti immaginari, personaggi incontrati e personaggi sognati. Così mentre m'aggiro e sulle morte foglie premo col piede lungo il viale, mille immagini son da me risorte e tutto tace. Non il sepolcrale silenzio rompe il suono degli squilli, non l'atrato di Veltri. L'autunnale luce è silente. Solo, indefinito, fievole, viene un suono di zampilli.
tace ormai la voce. Qui dove forse si iniziò, sembra adesso concludersi la breve stagione del poeta. Anche la stagione della natura volge alla fine. Ma questa per rinnovarsi e rinnovarsi ancora. Eterna, gagliarda poesia delle cose vive.